Progetto Benessere, abbiamo la dottoressa Stella Becchino. La conosciamo ormai ampiamente, abbiamo già avuto modo di trattare l'argomento del parto e appunto come professionista che si occupa della fisioterapia ma anche poi di riabilitazione uroginecologica, Stella ha tutte le carte in regola per parlare di questo argomento che molte volte, appunto, come si diceva, viene trattato un po' troppo a livello medico e magari poco a livello della sensibilità e dell'animo della donna che è coinvolta in questo evento così importante. Allora Stella, raccontaci un po' quali possono essere le problematiche poi di un parto, sì. A cosa si può andare incontro, ecco, come si può affrontare al meglio. Allora, l'altra volta ci siamo un po' parlati del parto naturale, abbiamo dato delle indicazioni alle mamme in attesa su come prepararsi al meglio e qualora però il parto non sia così naturale, per cui siano necessari degli interventi come l'episiotomia, oppure ci sia un passaggio un po' brusco del bambino e quindi degli ematomi da parto, è importante sapere alcune cose e questo permette alla donna di essere più serena. La prima cosa da sapere è che tutto è trattabile e guaribile e che quindi se c'è stato un taglio e si ha la sensazione dopo che ci sia poca forza a livello vaginale o qualche piccola fuga di urina, questa cosa, diciamo, è naturale nei primi 6-7 mesi dopo il parto, non c'è da aver paura, perché c'è un'incontinenza legata anche alla prolattina, quindi il fatto di allattare fa sì che i tessuti ci mettano un po' più di tempo a riprendersi. Quindi aspettare questi primi mesi con serenità, senza correre subito dal fisioterapista, che il bambino è piccolo e ci sono altre priorità, e poi con calma, magari quando il bambino comincia a prendere le pappe, dare un po' di spazio alla mamma, rivolgersi ad uno specialista che si occupa di questo, che ha il ruolo di insegnare ad usare correttamente questi muscoli. Quindi il mio ruolo è quello di far apprendere alla donna come ridare tono a questi muscoli. E l'altro aspetto è qualora ci sia invece dolore, perché quando non c'è stato taglio, più facilmente però c'è ematoma e quindi i primi rapporti si presentano come più dolorosi, per cui la donna rivive anche un po' il parto. Beh, certamente. Cioè sentire dolore a livello vaginale durante un rapporto ti riporta alla sensazione di dolore del passaggio, quindi può esserci un lungo periodo di difficoltà ad avere rapporti o comunque vissuti con timore. Allora in questo caso il ruolo del fisioterapista che si occupa di riabilitazione è quello di lenire il dolore attraverso delle pratiche di trattamento specifiche fatte con delicatezza in quelli che vengono chiamati punti trigger endovaginali, che sono dei punti all'interno della vagina che sono rimasti tesi e contratti e che quindi vanno detesi, e dando degli esercizi da fare a casa alla donna. Quindi c'è un grosso lavoro anche da parte della donna finalizzato a riprendere a toccare questa parte. Perché sai benissimo che quando una zona ti ha fatto tanto male e hai lì una cicatrice, la prima cosa che fai ti fa impressione. È vero, è vero, proprio così. Appunto, volevo chiederti questo. So che negli anni, nel tempo passato, insomma, l'episiotomia era una pratica molto regolare, mi pare, durante il parto. È ancora così oppure si è preso un po' coscienza e si sta cambiando qualcosa? Allora, fortunatamente si inizia ad avere coscienza del fatto che questa è una pratica barbara. Dico una parola un po' forte, però insomma credo che se negli ospedali praticamente non si fa quasi più, un motivo c'è, perché con l'episiotomia si andavano a tagliare gli strati muscolari più profondi, non soltanto la parte esterna, ma si arrivava agli strati più forti, quelli che erano coinvolti nella dinamica anche del piacere, oltre che nella dinamica della continenza. Certo. Per cui adesso si privilegia il parto spontaneo, naturale, però come ti dicevo prima ci sono altri problemi, perché se io non sono adeguatamente preparata e il mio perineo non è preparato, posso avere un ematoma da parto. E quindi si è risolto un aspetto, non ci si è ancora veramente presi carico a livello del servizio pubblico della preparazione del perineo al parto. E quindi mi pare di capire che una volta eliminata questa episiotomia, però in ogni caso la donna dovrebbe essere comunque pronta per affrontare il parto in altro modo. Sì.
Cioè, sarebbe importante in questo momento storico dove si sono fatte finalmente delle scelte significative che la donna diventasse più consapevole che lo sparto è una cosa attiva. Per cui se è consapevole di questa zona, di come rilassarla, di come aprirla, allora anche se non si taglia c'è comunque un passaggio naturale. Ma se arriva il parto tesa, contratta, spaventata e non assume posizioni più corrette, il rischio è appunto che ci siano degli ematomi da parto o delle lacerazioni importanti. Certo, e quindi i corsi come poi li hai ideati e come li presenti tu hanno anche questa funzione, per esempio nel tuo corso, come abbiamo visto precedentemente, gli esercizi possono servire e sono quelli forse che Sì. sono la base di preparazione. Sì, allora il mio concetto di corso è che si integra con quello che viene dato solitamente alle donne in gravidanza, quindi c'è già un percorso strutturato che viene fatto dal distretto sanitario. E invece io insegno quelle cose che servono per il parto e si riassumono in due o tre incontri. Quando una donna ha imparato che cos'è la zona vaginale, come aprirla, come rilassarla, come sentirla, come respirarci, non ha bisogno d'altro e anzi. Troppi concetti Sì. creano una gran confusione in testa. Confusione. Internet, da questo punto di vista, ha fatto dei danni perché dà troppe informazioni. E una dice: ma dove vado a partorire? Vado a Bressanone, vado, che va anche bene, però se hai un parto veloce cosa fai? E quindi è meglio che ti prepari per partorire il più possibile, fare il travaglio in casa e poi essere attiva nell'ospedale più È vicino. assolutamente così, infatti a me è anche capitato, io pensavo di andare chissà dove, E dopo quando ti poi, succede devi correre in un'ora e mezza e hai sì, già fatto tutto, quindi assì, devi essere sempre preparati e con pochi concetti ma molto poche, chiari pochissime in cose, mente, pochissime. esatto. Ci sono anche altre problematiche e sappiamo insomma che possono insorgere dopo il parto, ce ne vuoi parlare? Quali possono essere? Allora, una riflessione interessante potrebbe Sì. essere fatta sulla depressione post-parto, in termini corporei. Nel senso che si parla tantissimo di ormoni e sicuramente c'è un aspetto ormonale di cambio di vita e sicuramente c'è anche questo aspetto, però non diamo la giusta valenza all'esperienza del parto. Il parto, come l'abbiamo descritto in precedenza, se è un parto violento, se è un parto intenso, è un trauma. È un trauma per la donna, comunque tante donne dicono continuo a pensarci, a riviverlo. Quindi in questo senso è importante che la donna sia consapevole che quando avrà un po' di tempo per sé sarà importante lasciare andare questa cosa, magari con delle pratiche respiratorie o delle tecniche specifiche o semplicemente sfogando tutto questo con un'amica, ma sciogliendo anche quel tipo di emozione negativa lì. E l'altra cosa riguarda il perineo. In medicina cinese tutte le aperture, in particolare gli sfinteri, vengono considerati zone da tenere chiuse, perché gli sfinteri rimangono chiusi. Certo. Ogni zona che è aperta si dice che perde energia. Quindi un'incontinenza, una perdita di tono di quello che è il nostro pavimento può dare un senso di forte debolezza in generale. Quindi la presa di coscienza di questa parte negli anni successivi al parto, quindi non nei mesi, è fondamentale per la vitalità. Quindi sì, diciamo ripercuote direttamente su quello che è il nostro subconscio, Sì, probabilmente, perché questa diciamo pa bassa sensazione. pancia e zona del pavimento Sì, pelvico ti dà un senso di stabilità anche emotiva, sono certo. tutti muscoli più interni e più profondi, non sono quei muscoli che vediamo, no? Quindi un lavoro che una persona si fa poi a casa sua, per conto suo, ha anche questo tipo di ruolo, di dare un senso di forza. Certamente, beh, questo è molto interessante e ancora una volta dimostra quanto il corpo sia strettamente correlato col nostro subconscio, E quindi con una le cosa, e emozioni. con le emozioni, quello che tu hai detto proprio è la prova approvata. Benissimo. Bene, allora, ringraziamo la dottoressa Stella De Chino Grazie e saremo ancora presenti in una prossima puntata, probabilmente ancora portando avanti l'argomento del parto, visto che poi la depressione post-partum è abbastanza a te. Sì. sentita e probabilmente, insomma, ecco, andremo a sviluppare ancora questo argomento. Grazie Stella. Grazie a te.